Basta, basta, non è possibile, ma basta, sempre infortunati, sempre indisponibili abbiamo quest'anno, ma non è possibile, basta, io mi sono stufato, e dai, anche Theo Hernandez mancherà contro lo United, e poi non lo so, Pioli indisponibile domani? Cioè, non è possibile, dai! E già è una partita tosta, poi ci devono mancare tutti i calciatori, e dai però, ditemi voi se non è sfiga, e dai, ma basta, cioè, io mi rifiuto anche di fare il video proprio, mi rifiuto, cioè, non so neanche perché ho acceso la telecamera. Non so neanche io perché ho acceso la telecamera, non volevo fare il lamentino oggi, avevo intenzione di fare un video quasi motivazionale per questa squadra che domani dovrà affrontare una squadra veramente fortissima e invece ci ritroviamo con mezza squadra fuori. Ditemi voi se non è sfiga, ditemi voi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, vi invito a mettere mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale YouTube se anche voi siete disperati come me di vedere sempre sto Milan decimato anche nelle partite importanti. E basta, non è possibile, dai, abbiamo risparmiato Theo Hernandez contro il Verona apposta, che non era neanche al meglio, per portarlo al 100% contro lo United e gli viene la gastroenterite. E dai, ma ditemi voi se non è sfiga. E dai, basta, non è possibile, io così non ce la faccio più, è da tutto l'anno che il Milan gioca una partita e perde un pezzo almeno, di media abbiamo un infortunio a partita, ditemi voi, nessuna squadra in Serie A in Europa ha tutta sta sfiga secondo me, non è possibile, dai, non... Così non si può andare avanti, dai, che cavolo, non, io sono stufo. Poi, in tutto questo ovviamente cosa deve essere questa settimana? La settimana dei rinnovi, no? Perché i giornalisti devono parlare dei rinnovi del Milan. Adesso a quanto pare si deve complicare ancora la faccenda Donnarumma. Adesso ne parliamo con calma, perché? Perché voglio farvi vedere la differenza tra una squadra potente economicamente nonostante in questi anni non abbia fatto niente, come il Manchester United che spende e spande milioni di sterline, ha una panchina incredibile, ha una squadra di titolari incredibile che potrebbe veramente vincere qualunque cosa e poi si ritrova retrocesso dalla Champions League, retrocesso per giocare con un Milan in questi anni sicuramente uno dei Milan peggiori degli ultimi 20 anni della storia del Milan e magari l'1% dei casi magari pure non passare il turno contro di noi. Perché metto l'1%? Perché già tutti gli infortunati li abbiamo noi, giochiamo con una squadra nettamente superiore a noi Quindi se veramente non passano il turno, quegli altri sono una squadra di polli, ma proprio di quelli giganteschi. E io godrei il triplo se il Milan dovesse passare. Ecco, parliamo della faccenda Donnarumma, no? Al Manchester United in questi anni c'era in porta un portiere come De Gea, che tra tante discussioni che ci sono stati nelle estati scorse, diciamo che De Gea è sempre rimasto comunque al Manchester United, anche se si parlava sempre De Gea al Madrid, De Gea al Paris Saint-Germain, De Gea nell'altra sponda del Manchester, De Gea al Barcellona, De Gea di qua, De Gea di là, ma intanto il Manchester continuava a rinnovargli il contratto, adesso ha un contratto a fior di milioni di sterline e sicuramente nessuno, a parte quelle poche squadre che possono permettersi veramente i miliardi come appunto il Paris Saint-Germain o il Manchester City, se lo tengono. E perché questo? Grazie al potere dei soldi. E vi dirò,
Non è perché il Manchester United ha più soldi, allora la società è più brava. Semplicemente perché lì in Inghilterra guadagnano su ogni cosa. Cioè c'è un sasso con il marchio del Manchester United, anche un po' sfocato così, basta, quel sasso deve essere venduto e una percentuale va al Manchester United. Tanto per farvi capire, no? Cioè lì i diritti sportivi sono veramente carissimi. Qui in Italia invece la gestione dei diritti sportivi ancora c'è un metodo vecchio di 20-30 anni fa almeno, perché infatti la squadra che guadagna di più in Italia qui anche a livello di diritti sportivi è proprio la Juventus, che ha vinto per 9 anni di fila, per carità, però ha un fatturato rispetto a tutte queste squadre qua che è almeno 10 volte inferiore, almeno 10 volte inferiore. Per farvi capire tutto quanto, per farvi capire come la faccenda De Gea si è risolta benissimo al Manchester United, con questi che al Milan purtroppo non ci sono. E cosa fa intelligentemente Raiola? Vede che al Milan non ci sono soldi, gli tira il collo come se fosse veramente una gallina, gli tira il collo per veramente portarla al limite, e per costringere il Milan a fare dei contratti schifosi, deplorevoli, per poi venderlo a due soldi, così almeno lui si piglia pure un sacco di milioni di euro di commissione grazie anche al guadagno su Donnarumma. Questo è il grande gioco di Raiola, che dice pubblicamente di giocare per l'interesse dei calciatori. Sono proprio i calciatori a dirgli: fai tu Raiola, fai il tuo lavoro, e beh, è chiaro, si fidano di te perché gli porti la grana a casa. Ma anche se metto in dubbio un po' l'intelligenza a volte di alcuni calciatori, a parte calciatori come Ibrahimovic, che sono un caso su un milione, gli altri veramente si fanno un po' manipolare, sinceramente. Io spero che Gigio non si faccia manipolare come gli altri calciatori di Raiola, perché Gigio, te lo dico, ti avverto, perché io ti voglio bene, Gigio, io ti voglio bene. Se tu un giorno dovessi andare via dal Milan, sappi che non hai nemmeno deciso tu di andare via dal Milan, ma è quel signor Raiola che ti farà mandare via dal Milan, perché magari ti farà passare pure per un calciatore che gioca per una società che è incompetente. Improvvisamente il Milan anche adesso ha una società di incompetenti. Se il Milan non dovesse rinnovare a Donnarumma, è responsabilità della società, perché è incompetente la società, no? In qualunque caso la società non ha un progetto, la società non è convincente, la società non è vincente, no? Perché adesso quest'anno con i giocatori che abbiamo, ovviamente il Milan non sta facendo bene, non siamo secondi in campionato con veramente una spesa minima e una massima efficienza proprio. Non è grazie alla società, no, per carità, è solo grazie a Ibrahimovic ed è grazie a Raiola, perché ha permesso di tenere Gigio Donnarumma e in questo caso anche Romagnoli e Ibrahimovic, no? È solo grazie a Raiola se il Milan è secondo, no? Non grazie alle scelte di Maldini, eccetera, 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 no? È sempre lì la storia, perché quando il Milan fa male è colpa della società, però quando il Milan non rinnoverà calciatori come Çalhanoğlu e Donnarumma, allora il Milan è una società di pagliacci. Giustamente, no? Ma la verità è questa, sono la grana, che non è colpa del Milan, perché il Milan si sta muovendo per sollevare un po' di grana. Al di là della Champions League e della qualificazione alla Champions, il Milan si sta muovendo, ha fatto operazioni anche di marketing in questo periodo, soltanto che se ne parla, no? Ma se ne parla come se fosse una cosa scontata. Invece quando non ci sono operazioni commerciali, perché magari c'è una questione di organizzazione e di programmazione, allora si va subito ad attaccare Gazidis, no? Giusto? Gazidis non è capace, Gazidis è il mago del merchandising e del marketing, ma adesso il Milan che sta facendo? Il Milan si sta muovendo anche in quel senso. E quindi, dal mio punto di vista, se il Milan non dovesse rinnovare a Donnarumma, non diamo la colpa alla società.
Io non la darò la colpa alla società, non verrò qui a fare lo sfogo e scrivetevelo, registratevelo, non lo so. Io non verrò a fare lo sfogo nel momento in cui quest'anno il Milan non rinnoverà Donnarumma. Io non verrò a fare lo sfogo, mi rifiuto, perché è solo colpa di Raiola e del suo calciatore se non dovesse rinnovare. Perché qua comunque il Milan sta facendo di tutto. E lo so, io lo so che sta facendo di tutto il Milan per far rinnovare a questo benedetto Cristiano, ma è il zampino di Raiola che fa sempre complicare le cose e fa sempre passare per il Milan come la società che è incapace, che non sa fare il suo lavoro, che non sa trattare i calciatori. Questo è. Dai, quindi cerchiamo di ragionare. E comunque se il Milan dovesse fare, come si dice, un contratto di un anno per rimandare il discorso, è perché è solo colpa di Raiola, perché Raiola è testardo. Raiola non vuole saperne delle esigenze di Donnarumma, che l'ha detto pure pubblicamente. Io voglio rimanere al Milan, ma Raiola lo sa che vuole guadagnarci su Donnarumma, perché sa che Donnarumma potrebbe percepire di più e quindi sta spingendo anche lui nella vendita. Sta spingendo anche lui per fargli fare un contratto di un anno, vedrete poi. Fanno il rinnovo del contratto di un anno e poi spunterà improvvisamente una clausola recessoria ridicola di 30 milioni. E così il Milan si ritroverà lì come uno stupido quest'estate, con Donnarumma che andrà a vestirsi un'altra maglia, con 30 milioni in tasca e basta, quando ne poteva guadagnare 70 in più. Questo è il quanto. E questo a Manchester non sarebbe mai successo, come non sarebbe mai successo a Manchester, e si vede, che ci sono 6 infortunati e ci sono 6 giocatori che possono subentrare grazie ai milioncini, anche se il Manchester ha fatto le stagioni molto simili al Milan. Con questo io concludo con dire che domani il Milan dovrà scendere in campo, dare una lezione di calcio e di etica allo United e per fargli capire che noi giochiamo con il cuore e non con i soldi. Ciao ragazzi!